Ok, brava, che bel pomeriggio del cavolo, quanto sole. Oggi facciamo metal detector, ragazzi, e mi trovo precisamente in Val Rossa. Val Rossa è una valle che collega la Val Seriana partendo da Cene alla Val Cavallina, arrivando fino a Bianzano. E perché Val Cavallina intendo appena sopra il lago di Endine. Ho visto delle vecchie cartine riguardanti la Val Rossa, cartina del 1800, grazie ad Arcanum Map. Appena sopra quei due tornanti qui c'è il vecchio sentiero che si faceva a piedi per scendere, però ci sono diversi sentieri anche del CAI che portano su a diversi picchi, quelli che una volta erano diversi pascoli, e ho intenzione di arrivare lì e poi scendere naturalmente spaziando con il metal, però non volevo fare né il sentiero della Forcella di Ranzanico, né il sentiero Andrea Caslini Rocco, che non ho assolutamente idea di chi sia, ma che porta la Malga Lunga. Quindi la Malga Lunga era un posto di partigiani, forse ve l'ho già accennato in altri video, e penso che fosse un partigiano. Quello che faremo, bella fontanella qua, questa qua viene su da una sorgiva. Quello che faremo sarà prendere questo sentiero che porta ad una fratta naturale dove c'è dentro una Madonnina, dove qualcuno ha messo una Madonnina, l'hanno chiamata Madonnina Bianca, ma non ho trovato cenni storici di miracoli di qualsiasi tipo, quindi andiamo solo a vedere, probabilmente solamente qualcuno che ha messo lì una Madonnina perché lavorava nei boschi o intorno. Partiremo da lì, ci sposteremo lungo il fianco della montagna. Non ho idea né di cosa troveremo, né di quando ci metteremo, né di che morte moriremo, ma da qualcosa sicuramente caviamo fuori da stamattinata, da sto pomeriggio, scusate. Ok, eccoci. Siamo arrivati alla dimora della Malugna Bianca. Naturalmente il telefono qua non prende. Ancora non si legge un piffero. Qui addirittura qualcuno ha lasciato dentro una medaglietta sembra d'argento. Probabilmente non lo è. Madonna del Međugorje che non c'entrano niente con sto posto, un presepe. Dove sto? Allora, c'è la statua qua. Oggettivamente pensavo ci fosse qualcosa più all'interno della grotta. Ma è poco male. Qui il sentiero vedete che continua e sale su di là. Quindi andremo su di là un pezzo e poi cominceremo a spazzolare e a scendere. Allora, non ho ben capito a che altezza mi trovo adesso. Però è un po' che sto salendo e sto facendo una fatica della malora a causa di tutte queste pietre, perché non c'è più il sentiero. Però tutto sto fianco qua è tutto costellato da sta. Questi ammassi di roccia. Ed è strano perché sopra non c'è chissà che montagna. Sembra che ci fosse una volta e che poi è frenata giù tutta la montagna. Questo qua è quello che è rimasto. Anche perché se guardate quelle piante qui sono abbastanza giovani. Cioè non ci sono piante grosse secolari, sono tutte piantelle abbastanza giovani. E non riesco a trovare, è tutta marcia la legna, porca miseria, volevo dei bastoni d'appoggio ma non ci arrivo. Se te pareva. Non so neanche io fino a che punto tirarmi su qua. Sto
Salirò ancora un pezzo dove penso di soffrire di meno, poi tirerò fuori l'attrezzatura perché sennò qua. Ho come idea che questo giro con il metal sarà un fallimento incredibile. Non so come mai, ne faccio questa brutta impressione. Forse non ho preso fuori proprio il posto migliore. Vabbè, dai, io direi partiamo da qua. Poi man mano che scendiamo a zigzag e incrociamo le dita. Ok, vediamo, dai. Ah. Sa che filo di ferro questo. Vediamo. Sì, eccolo qua. Eccolo qua, vedete, un pezzo di filo di ferro. Se ce n'è altro, sì, ce n'è ancora, eccolo qua, anche questo fil di ferro. Se qui c'è il fil di ferro vuol dire che c'era un'estinzione, vuol dire che c'era comunque attività umana, quindi vuol dire che magari siamo fortunati, qualcosina potremmo trovare. Non ho notizie di cave da ste parti, quindi non so bene cosa c'è, come mai qua tutto spaccato su tutte ste rocce. E solitamente è alto sto numero. Oh! Ah, scivolo. Che cazzo è sta roba? Sono pezzi di metallo da uso industriale questo qui. Ah, che ci fosse una specie di attività estrattiva. Sembra strano. Oh, guardate, questo qua è un segno interessantissimo. Quelle tre cose qui sono segni di una lavorazione. Non so vedere, magari qui sopra troviamo ancora qualche indizio. Qua c'è un segnale solitamente alto. Vediamo se riusciamo a cavarne fuori qualcosa. Dov'è il pinpoint? Allora, qua ci sono solo sassi, quindi non dovrebbe essere troppo profondo. Non ci credo una lattina. Ah.
mattina del cavolo. Aspetta, un secondo. Perché c'è un ramo nello zaino. Allora, via. Che scocciatura che non c'è il tuo sacchetto. Qua in meta mi segna qualcosa, devo beccare il punto. Cioè. Allora, prima di tutto questo fuori dalle balle che tanto è secco. Non fa dispiacere a nessuno. Ora. È un segnale un po' vago. Però. Aia! Stupido ramo del cavolo che fa! Sono graffiato le orecchie. Però qua. Guarda che cacchio mi ha segnato. È la punta di un chiodo, è la punta, un pezzo di un chiodo secondo me. La sezione quadrata. È vecchio questo. Come vi ho detto prima, mi sa che non ho scelto una bella zona. Che cacchio è sta roba? Fanny Crystal Pack. Sembra il fondo di qualche bottiglia di plastica. Cacchio ci fai in un posto così? Porca troia. Sarà un pezzo di ferro anche questo, vedrete. Potrebbe essere qua. Ah, il diavolo. Tondello delle cartucce. Oh, porco Dio. Ho l'impressione che quel bosco qua non mi voglia tra i piedi. Aia, porca bestia, vai da maledetta schifa. Non è un bel suono. E invece il chiodo. Eccolo qua, un altro chiodino a base quadrata. Una vecchiotta anche questa. E qua un altro segnale. Adesso vediamo anche quest'altro. Che però sembra subito qui. E dov'è? Ah, cartuccia. Maledette le cartucce. Scendiamo qua che c'è la piana. Cos'è? Oh, un segnale da 80.
Ma che diamine? Cacchio, vedo affiorare queste pietre qua piatte, sembrano monete. Va, va al diavolo, fischia. Che lagna. Che palle ste cose, porco cane. Quaranta, aia. Quando è così basso il valore di solito sono carte di sigaretta. Guardate. Così mi prendo in giro. Carte di sigaretta. Oh. Va bene. Continuiamo. Oh, questo, guardate che bella sta cosa. Guardate che bella sta roccia. Devo sapere che quella zona qua, tra di Bianzano, qua sopra il lago di Endine, c'è una strada venendo su dal lago, adesso non mi ricordo se è proprio Bianzano, dove ci sono degli anfratti rocciosi così, e se vi fermate a guardare al loro interno vedrete delle conchiglie. Non è forse il caso di questa. Questa qua è tutta sabbia di quel basso fondale oceanico tropicale, che era quest'area durante il Pleistocene. E questa? Sembra una vecchia latta di olio. Non si legge un cavolo di quello che c'è scritto. Sarà una schifezza supersonica, vedrete. Infatti, guardate. È più un giunto di tubo. Anche se, per essere oggettivi, non c'è nessun filetto di nessun genere. Come al solito, pulirò, ve lo farò vedere. Se è qualcosa di interessante lo vedrete adesso. Se non è niente interessante non lo vedrete, basta. Che cavolo è? Cazzo è sta roba? Accetto suggerimenti, eh. Non ho assolutamente idea di cosa sia. Lo stesso valore è quello del convegno da caccia. Quindi prepariamoci. Oh.
roba! Sembra una fibbia. È in ottone sta cosa qua. Guardate, c'è forse che secondo i ganci da dove c'era dentro la linguetta della cintura. È una fibbia questa, sicura. In ottone, tra l'altro. Bella. Bella, non mi dispiace neanche un po', finalmente una cosina carina. Oh, sto mosco del cacchio, solo rifiutami dai, bastardo maledetto. Dammi una soddisfazione, dammi qualcosina, no? Oh, va bene, giovani. Anche oggi è andata. Pensavo un po' meglio, le due fibbie sì, sono carine. Però pensavo qualcosina di meglio. D'altronde ogni tanto si vince, ogni tanto non mi piace perdere, però capita. La prossima volta che veniamo su questa parte andiamo a fare l'altro sentiero. Così riempiamo ancora lo zaino di schifezze e rifiuti. Detto questo, oh, mi fa male le gambe e i piedi e niente, vado a casa. Ci vediamo la prossima settimana, ragazzi e ragazze. Ciao!